In tutta l'Europa il destino di una donna era legato a quello dell'uomo, ma in Sardegna le cose erano leggermente diverse. Secondo la carta del diritto sardo, la carta de logu, una donna poteva ereditare il giudicato e diventarne la giudicessa, come avvenne a Elena di Gallura, la prima giudicessa per proprio diritto. A soli 13 anni salì sul trono giudicale con la reggenza della madre Odolina. Ci sono poche notizie su di lei, la sua vita resta misteriosa. Fra le altre cose, viene ricordata per i tanti tentativi da parte dei pretendenti di assicurarsi la sua mano, i quali a più riprese tentarono di occupare il suo territorio per costringerla a sposarli, ma lei li respinse sempre, senza alcuna paura. Una tipa tosta davvero! Quando la informarono che Papa Innocenzo III aveva deciso di imporle come marito un certo Trasamondo da Segni, lei rifiutò, annunciando le sue nozze con Lamberto Visconti. Papa Innocenzo III a quella notizia si arrabbiò moltissimo, scomunicandola. Ma Elena non ci fece caso e lo sposò lo stesso. Da quel matrimonio nacque Ubaldo, unico figlio della coppia.